questi esseri sono quelli di cui si parla anche nell'Antico Testamento. Soprattutto. Cioè sono loro? Certo che sono loro. E la nube, sì, la nube bianca di luce si spostava in base allo spostamento del popolo di Israele. Chi era sta nuvoletta che si spostava? Di luce, che illuminava di notte il cammino del popolo eletto. Cioè, o smettiamo di credere alle favolette e ci evolviamo un po', oppure rimaniamo medievali, obsoleti. Beh, certo, sotto quest'ottica... Chi ha visto Ezechiele nel fiume Chebar? Gli extraterrestri, quattro esseri, e avevano forma e scesero da un carro che di fuoco che sormontava la ruota come un'altra ruota, ma ieri. Poi mi fanno i disegni nelle chiese dei carretti con gli asinelli, ma ecco, noi se io sono, diciamo, servo dello spirito di verità che doveva venire per parlarvi delle cose celesti, e queste sono le cose celesti. Le cose celesti non sono le stelline che si muovono, sono interpretare l'Antico e il Nuovo Testamento fino all'Apocalisse, dei fatti accaduti, no? A parte i precetti, la comunione, quella è fede. Ci credo o non ci credo? Io credo che Cristo, quando nell'ostia consacrata, nel pane, diventa il suo corpo. Ma quello ci deve credere per fede. Non c'è extraterrestre che tenga. Ma la Bibbia è piena invece anche di fatti scientifici. Ma quando le chiese ne iniziano a parlare? Non ne parlano perché perdono il loro potere sulle anime, perché la gente diventa libera. E quindi finché ci sono gli angioletti astratti, che poi non ti spiegano mai che natura sono, mistero della fede. Mistero. Gli extraterrestri ci visitano sin dai tempi, migliaia di anni prima della Bibbia, e sono messaggeri, tra l'altro angelos significa messaggero, quindi non è, l'angelo non è con le ali, e loro sono quelli che hanno fatto la storia davvero delle religioni, poi noi le abbiamo manipolate, di ma tutte loro le sono religioni. Tutte, Krishna è stato seguito dagli extraterrestri, degli angeli, anzi era lui un essere non superiore. Di questo mondo, no, tranne Maometto ha avuto delle visioni dell'arcangelo Gabriele, ma poi ha degenerato come anche il popolo di Israele con le guerre. Gli extraterrestri non hanno mai fatto guerra. Sono intervenuti scientificamente con la manna, con il Mar Rosso, ma mai hanno detto vai là e ammazza la gente. Quelli erano altre entità.